Adesso? La mozzarella. Ecco, spiegami questa cosa qua, Corrado. Spesso si tende a dire mozzarella in modo generico, no? Però sì, poi bufala, fior di latte, che dici? Allora, quando io parlo con i miei colleghi e magari anche fornitori e parlo di mozzarella, è esclusivamente la bufala. Ok. Solo bufala, Qua invece stiamo usando il fior di latte. Certo, altra cosa. Questo è un 100% di latte campano, di tradizione tramontina, dunque c'è proprio nella storicità di questo posto, di questo luogo, del fare l'arte del fior di latte. E poi è perfetto in cottura, assolutamente me, sì, perché è più asciutta. Ecco, volevo chiederti quello. Sì. È noto che è più asciutta della mozzarella che sì, lo vedi tutta. Anche al taglio, vedi che tende a essere più compatta. Noi adesso ne faremo qualche strisciolina e andremo a metterla poi all'interno della pizza. Tu la metti dentro, quindi? Sì. Ok. Infatti, il nome originale di questa pizza è la margherita nascosta.